Ritrovati a destra, la politica al centro di questa puntata e subito salutiamo il nostro ospite Michele Marinello, consigliere regionale della Lega Nord, benvenuto. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Allora, perché questo invito? Perché Michele Marinello ha un po' invertito la tendenza dei politici che difficilmente no, lasciano i propri incarichi <ride> o comunque si ritirano eh, dalla vita amministrativa. Eh, Marinello ha invece annunciato che eh, dopo questo impegno in Consiglio regionale non accetterà più incarichi, una scelta insomma inaspettata anche vista la sua giovane età. Ma sì, io non pensavo di fare notizie, insomma, nel senso che il problema dovrebbe essere per quelli che a 70 anni continuano a fare di tutto per rimanere attaccati alla poltrona. Io ho 40 anni, ho fatto una carriera politica direi interessante per la nostra zona perché ho vinto una lezione da Sindaco, una da Consiglio regionale, sono stato due volte in provincia, cinque volte di fila in consiglio comunale, quindi ho fatto presidente del consiglio comunale, assessore provinciale. Insomma, devo dire che a 40 anni posso dire di aver fatto tanto, non so se bene lo, lo, lo dirà la gente questo, e sento che, che questa può essere la mia ultima esperienza importante in, in amministrazione. Io ho bisogno di. Distaccare con questo tipo di incarichi perché il clima in cui si, si opera è, è sempre più surreale e sinceramente fatico a trovare gli stimoli, quindi fino in fondo con questo mandato per rispettare un impegno con gli elettori e con tutto l'impegno possibile, eh, ma poi basta. Ecco, no, spieghiamo meglio il clima non, non è una cosa che riguarda la Lega Nord ma un po' la visione della politica in generale e eh, la percezione che, sì. che lei ha No, fortunatamente la Lega Nord è ancora un'oasi felice nonostante si cerchi in ogni momento di, di, di infangarne l'immagine però è un partito ancora strutturato radicato sul territorio con un progetto politico ma non voglio stare qui a fare uno spot pro Lega, io dico che da consigliere regionale in questa dimensione nuova mi ritrovo eh, a. in un ente eh, che fatica a trovare le risorse per fare qualunque cosa, b. non c'è più la possibilità, come si diceva una volta, di portare a casa qualcosa, portare a casa non mia ma a casa inteso come territorio perché la situazione è quella che tutti conosciamo. Passiamo le giornate a mettere pezze, eh, ma soprattutto eh, la figura del consigliere regionale è ormai talmente. Assimilata alla, alla casta, per cui non c'è più una differenziazione in termini di meriti, di lavoro fatto, di risultati ottenuti. Siamo tutti uguali, siamo tutti dei ladri, veniamo sistematicamente insultati a ogni consiglio regionale da qualunque tipo di categoria e a prescindere da quello che facciamo, diciamo. Devo dire che in questa politica qua eh, io fatico a, a trovare un senso per andare avanti, eh, non sono convinto di essere il depositario del vero e non penso che tutti la pensino come me, quindi non voglio fare proseliti, sto solo dicendo che se uno fa politica lo fa perché ci crede e perché vuole essere al servizio della sua comunità e perché vuole provare a fare qualcosa. Se questi tre elementi mancano eh, diventa difficile andare avanti, allora bisogna essere a mio avviso persone serie e saper capire quando è il momento di dire basta. Io credo di aver capito che fra due anni, quindi alla fine di questo mandato, sia arrivato il momento di dire basta. Basta quindi non solo con la regione, ma con tutti gli incarichi? O magari tornerebbe a fare il sindaco, a occuparsi della politica della sua città? No, no, io sono leghista, rimango leghista, e probabilmente continuerò a dare una mano all'interno del movimento. Ma, ma prima di, di ricandidarmi a qualcosa credo debba passare, un po di tempo, eh, debba passare un po' di tempo. Meditarci un po' su prima. Eh sì, sì diventa, diventa difficile, difficile fare anche il sindaco. Io sono contento perché sono uno di quelli che può girare per la propria città e vedere quello che ha fatto. Infatti, poi rieletto eh, due, cioè, eletto due volte: con, eh, con anche un consenso penso ampio a Domodossola? No? Mm. Sì, io credo che, che, che Domodostra sia una città nella quale, a prescindere da quello che dicono alcuni fenomeni da bar, posso girare a testa alta, con la soddisfazione di vedere eh, numerose cose fatte. E quelle soddisfazioni non me le toglie nessuno, ma eh, questo non vuol dire che che uno debba riproporsi per forza. Eh, a prescindere dal fatto che uno non decide di fare il sindaco meno, ma decide al massimo di candidarsi, perché poi è la gente che dà il mandato popolare, eh, io fino ad oggi quel mandato l'ho avuto. Non ho idea eh, in eventuali nuove candidature se il consenso è rimasto calato e ha cresciuto, ma non è più un problema, nel senso che, ripeto, eh, ho bisogno di una pausa eh, e quindi ho bisogno al massimo di dedicarmi per il tempo, le forze e le possibilità che avrò al, al movimento della Lega. Insomma, per, per le istituzioni lascio il posto volentieri devo dire, ma mio malgrado perché sono vent'anni che, che faccio questa, questa attività, ad altri. Vuol dire che nella politica quindi non c'è più spazio per i giovani perché... Ma sai, io sono un giovane anomalo perché se a 40 anni ho fatto tutte queste cose eh, eh, qualcuno comincia addirittura a dire che sono un vecchio della politica, eh, visto che io vecchio non mi sento e che, eh, e che non mi va di, di, di continuare. A subire una situazione che è una situazione ormai diventata paradossale, ripeto, il dramma della politica di oggi è che non c'è più scrematura, non c'è più gavetta, non c'è più capacità di analisi e individuazione dei meriti o dei demeriti. Ormai chi fa politica deve essere un ladro per forza, o un disonesto, o un incapace. Allora io Ladro non lo sono, disonesto non lo sono, credo di non essere un incapace, e allora, queste doti che penso di avere le metto a disposizione di qualcos'altro. Eh, di un'attività professionale piuttosto che di, di qualche altro ambito, ma no, non mi sento di stare in un ambiente dove si viene denigrati sistematicamente. Perché poi le persone hanno una dignità, va bene il posto, va bene il prestigio, va bene l'essere consigliere regionale, avere quella patacca, però, eh, però poi, poi si è prima di tutto uomini e io eh, rispetto me stesso a tal punto da dire che questo ambiente qui non fa più per me. Se tornasse indietro l'esperienza in Regione la rifarebbe? Eh, guarda, col senno di poi siamo tutti fenomeni. Alla luce di quanto è successo, ricordo che dal primo giorno in cui siamo arrivati in Regione ci sono stati problemi, i ricorsi dell'Abresso, le indagini della Finanza, e la Corte dei Conti, e i tagli dello Stato, e il piano sanitario, e i buchi di bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Col senno di poi direi no, era meglio rimanere a Domodossola. Eh, però sono convinto che la mia presenza in Regione sia servita, serva e servirà per il periodo in cui... Avrò ancora modo di rimanere consigliere regionale, per cui vado avanti. Se devo parlare di qualità della vita sicuramente e, e, e di capacità di concretizzare il lavoro, eh, l'incarico da sindaco era un incarico che da quel punto di vista dava decisamente più soddisfazioni. Il sindaco non è ancora omologato, ancora per poco secondo me, alla casta, è ancora un punto di riferimento per la gente, è una persona che si vede e, e si considera al di fuori di quella politica che la gente sbagliando ritiene sia tutta marcia corrotta, incapace eccetera eccetera. Perché non è così, perché in politica c'è gente capace, gente onesta, gente che lavora tanto, come in tutti gli ambienti ci sono i buoni e i cattivi. Eh, tornando a parlare di eh, regione, di cose fatte, eh, ultimamente eh, diciamo il, i cittadini del VCO seguono soprattutto le vicende che riguardano la sanità e le scelte regionali che vanno a incidere eh, profondamente sul nostro sistema eh, sanitario. Eh, tra gli ultimi. Eh, Commenti, le ultime eh, indiscrezioni eh, uscite c'è eh, un comunicato stampa di Bernardino Gallo di SOS Ossola che eh, parla di mh, un, um, un timore, una preoccupazione in ambienti politici verbanesi non meglio specificati eh, che il futuro sia eh, verso la eh, trasformazione dell'ospedale San Biagio in un ospedale provinciale, questo a discapito del Castello. Che cosa dobbiamo aspettarci eh, per i prossimi mesi e anni? Mm, premesso che non rispondo a Bernardino Gallo, nel senso che non, non ne vedo il motivo e, e l'utilità, io credo che eh, chi vuole fare un'analisi oggettiva della situazione si rende conto che eh, la situazione finanziaria generale eh, impone una serie di scelte. Ora, la riforma approvata eh, recentemente dal, dal Consiglio regionale mantiene i tre presidi ospedalieri Verbano-Cusio, Ossola, Domodossola, Verbania e Omenia con eh, la, la sperimentazione ormai consolidata pubblico-privata. Su quella strada si cerca di andare avanti e su quella strada si vuole andare avanti. Chiaramente Verbania e Domodossola dovranno procedere ad un'integrazione maggiore rispetto a quella attuale. Integrazione è una parola che vuol dire tutto o vuol dire niente. La realtà è che le cose che si fanno a Domodossola alla lunga non si potranno fare a Verbania e viceversa, quindi bisognerà specializzare gli ospedali. Io credo che l'ASL stia lavorando in questo senso. Sui timori riguardo Verbania, fino a ieri erano timori che riguardavano Domodossola, no? e quindi eh, si fa fatica a comprendere chi siano gli interlocutori eh, di questi personaggi che ogni giorno lanciano un allarme diverso. Cioè, fino a ieri il problema era vogliono chiudere Domodossola, adesso il problema è vogliono chiudere Verbagna. Molto probabilmente che non si vuole chiudere né Domodossola né Verbania, ma che bisogna rivedere tutto l'assetto. Badate bene, si vuole rivedere tutto l'assetto, non nel verbano così ossola o non nell'ossola, ma nel Piemonte e in Italia. Eh, chi ha la, la sindrome del piagnone e, e ritiene che l'ossola sia il terreno defraudato e depredato da parte di una regione cattiva, eh, probabilmente non ha chiara la situazione a livello piemontese: dove si stanno chiudendo ospedali importanti a Torino, dove si stanno chiudendo ospedali o ridimensionando o riconvertendo eh, in altre province. Cioè, la, la realtà è che. Eh, il sistema così com'è non sta più in piedi e quindi il rischio non è di perdere questo o quel servizio, il rischio è di perdere il servizio sanitario nazionale. Ora, eh, è chiaro che non fa piacere, eh, probabilmente fossi arrivato in regione sei anni fa, saremmo qui a parlare di un nuovo servizio attivato o di qualche sperimentazione interessante. Oggi la realtà è questa, oggi la realtà è quella di, di un sistema sanitario che va riformato. Eh, volenti o nolenti, riformato con dei sacrifici da parte di tutti i territori, noi abbiamo una fortuna, la fortuna che eh, idea rimane, la fortuna che arriva a un servizio che fino a ieri non c'era, che è Emodinamica e che credo sia il risultato di un gioco di squadra fatto dai consiglieri regionali del VCO, perché nessuno a Torino si sognava di portare eh, Emodinamica a Domolossola in queste condizioni. Per cui, insomma… Si fa quello che si può in un contesto estremamente difficile eh, se tutte le energie che vengono spese per far polemiche venissero spese per eh, ragionare serenamente su percorsi futuri sostenibili forse sarebbe meglio. Sull'etimodinamica quindi è eh, certo ormai che il servizio arriverà, perché penso agli allarmi lanciati appunto a proposito di allarmi Ma qui, qualche giorno fa anche da Aldo Reschigna. Il giochino è che eh, chi si sveglia la mattina e non sa cosa fare lancia un allarme. Allora se vogliamo andare avanti a lanciare allarmi eh, facciamolo pure, però poi c'è chi ha delle responsabilità di governo. Io purtroppo o per fortuna in questo momento sono uno di coloro che sostengono una maggioranza, quindi si trovano in una maggioranza di governo e che quindi ha le responsabilità eh, di... Provare a portare avanti delle scelte e dei progetti, eh, io le allarmi non, non le lancio, cerco di, di risolvere i problemi. Di problemi ce ne sono tanti, ce ne saranno sempre di più, perché alla gente bisogna dire. Che probabilmente abbiamo visto solo l'antipasto, eh, che di, di, di problematiche, di tagli, di razionalizzazioni, sia in ambito sanitario che in altri ambiti ce ne troveremo di fronte altre, perché eh, non mi pare che il sistema Italia stia ripartendo, a prescindere da, dall'ottimismo di qualcuno. E se il sistema Italia non riparte, eh, ci rimettono i cittadini, ci rimettono i servizi. I servizi in Piemonte, come, come in altri posti, e quindi a Domodossola, a Verbania, come a Cuneo, a Torino. Per cui cerchiamo di, di mantenere in piedi un sistema che sia in grado di dare risposte. E se poi queste risposte non saremo in grado di averle sotto casa, eh, penso che alla luce degli scenari peggiori sia il male minore. Ma su emodinamica per il mondo? Su si si sì. emodinamica si va avanti, perché si è riconosciuto che il Urbano così Ossola avesse la necessità di essere coperto da quel servizio. Sarà un servizio che partirà in maniera sperimentale, che avrà una sua vita, eh, che speriamo possa vedere il servizio crescere sempre di più in termini di efficienza e di efficacia. Eh, di certo non, non si torna indietro. A proposito di riforme, di tagli, di cambiamenti in atto c'è tutta la partita che riguarda eh, le province. Eh... È un falso problema, è un falso problema perché eh, avere le province o non averle oggi eh, non è, non è un problema per, per il cittadino, nel senso che le province se le teniamo in piedi come le stiamo tenendo in piedi adesso, cioè senza risorse, senza la possibilità di avere i soldi per tagliare l'erba nel o per rimuovere la neve, eh, senza la possibilità di dare i fondi alle scuole superiori per andare avanti, eccetera, e non per colpa degli amministratori provinciali ovviamente, eh, è inutile fare il dibattito provincia sì, provincia no. Quindi o a livello romano si decide che le province debbano essere un ente intermedio con delle competenze nuove, eh, con un peso specifico forte e con le risorse per andare avanti, oppure sinceramente che ci sia il Verbano Cusiossola, che ci sia Novara VCO, che ci sia la provincia di Quadrante, che non ci sia le province, oggi come oggi non è un problema. Chiedetelo a coloro che dalle province, come dalle regioni o dallo Stato, aspettano soldi da, da mesi. Penso alle aziende che... Si sono attivate per la rimozione della neve. Eh, penso ai dirigenti scolastici che non hanno i soldi per, eh, per comprare la cancelleria o per riverniciare un'aula. Cioè, oggi quello provincia sì, provincia no è un falso problema. Il problema vero è che se teniamo un ente dobbiamo dargli le risorse e le competenze per andare avanti. Eh, questo è un problema eh, che non so come possa essere risolto. Per uh, concludere, come possiamo? Pensare a un futuro per la politica, come riavvicinare le persone alla politica, eh, quale la, sarebbe la strada di Marinello? <ride> a Marinello ha già scelto la strada che è quella di, di, fare, di, di mettersi un, un po' da parte. Un passo indietro pari. però è solo una riflessione. Però, eh, non lo so, l'opinione pubblica è talmente... Eh, incattivita nei confronti della politica. Come hanno commentato la notizia della sua scelta di fare eh, un passo indietro? Diciamo che ha fatto, che ha fatto discutere perché mh, parlo all'interno del movimento in cui vivo, perché penso che all'esterno ci sia qualcuno che ha stappato qualche bottiglia, nel senso che si toglie un bel problema con, eh, con il sottoscritto in meno sulla... Sul, sulla piazza. Eh, C'è molta amarezza, eh, in molti capiscono perché hanno vissuto le ultime vicende. Io sono uno dei 50 e passa indagati in Regione Piemonte. Io che sono sempre stato considerato e mi sono sempre considerato un talebano dal punto di vista della questione morale, eh, indagato per la vicenda dei rimborsi, eh, vi assicuro che non è, che non è semplice. E quindi molti capiscono, in altri, in altri c'è un po' di, di amarezza, qualcuno si è incazzato, insomma, le, le reazioni di una cosa che e di una decisione che esce un po' dagli schemi. Eh, perché eh, sinceramente non pensavo eh, generasse così tanto dibattito: nel senso che credo che sia normale eh, che a un certo punto uno dica io ho dato il mio e avanti gli altri. Eh, Penso che sia un'altra degenerazione della politica. Eh, per cui si vede il politico come quello che per forza deve stare lì o deve fare di tutto per rimanere lì. E quindi se qualcuno dice: Ma io sapete cosa vi dico? Insomma, mi fermerei. Eh, qualcuno riesce a vederci qualcosa di brutto anche lì, no? perché lo fa? Eh, perché... Avrà qualche, che, qualche posto promesso da qualche parte. Eh, che, ma non è vero, in realtà si tira indietro. Perché, no, cioè, si tira indietro perché quando uno non ha. Eh, più gli stimoli o non vede più prospettive o non si riconosce più nell'ambiente in cui opera e ripeto non sto parlando del mio movimento, sto parlando del sistema politica in generale, eh, è giusto che, che lasci spazio ad altri. Guardate eh, bene, io non sto dicendo che la politica fa schifo. Eh, assolutamente, io eh, la politica la faccio da vent'anni, ci credo, e credo che siano le persone a fare la qualità della politica, e ci sono tante persone che ho incontrato e con cui ho lavorato in politica che non meritano tutto quello che sta succedendo. Mm. E che cosa farà dopo la regione? Domanda personale. Beh, torno a lavorare come tu, cioè non che non stia torno lavorando lavorare adesso. lavorare non è una bella frase in questo clima di antipolitica, esatto. però apprezzo. no, ma visto che la, 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 la gente non considererà mai che un politico fatica o, o fa un lavoro pesante, eccetera, eh, e mi piacerebbe fargli fare un mesetto di, di quelli che faccio io, eh, tornerò a, a svolgere un'attività professionale al di fuori dell'ambito politico, così è detta meglio. Ecco. Eh, Com è come giusto che sia, insomma, perché eh, credo che quando una persona entra nello schema che la politica deve essere l'elemento che gli dà la pagnotta, eh, allora a quel punto ha perso la libertà di muoversi, eh, ha perso l'indipendenza e l'autonomia di, di pensare con la sua testa, perché inevitabilmente è condizionato dal fatto che deve fare o dire quello che la gente vuole sentirsi dire o quello che la gente vuole che tu faccia. La gente o i sistemi di potere o i, i poteri forti cosiddetti, quindi se uno ha la libertà di poter dire io faccio un passo indietro e, e vado a fare un altro lavoro, credo che sia un elemento che garantisce la dignità della persona e, e la trasparenza. E poi vedremo cosa succederà. Poi vedremo, intanto ci dedichiamo ancora alla regione perché fino alla fine lo facciamo. Io arrivo adesso da una, da una cabina di regia dove si è parlato tanto, di la verità. E poi c'è il basket Rosmini per il quale cerchiamo sponsor. Poi c'è la mia famiglia, poi c'è il mio lavoro, insomma ce ne sono di cose da fare, di certo io non sono uno che si annoia e mi piace guardare avanti più che indietro, ecco. indietro se guardo indietro vedo vent'anni eh, di, di politica fatta a mio avviso bene. Mm. Grazie mille, allora Michele Marinello grazie in bocca al lupo e grazie per tutti coloro che ci hanno seguiti, arrivederci.